sono Deb Bora, l'intelligenza artificiale del laboratorio di Fabio Matis. Siete pronti con una nuova mirabolante puntata del magazine di We Are The Net. Ci siamo lasciati un po' di tempo fa, prima dell'avvento delle live di brainstorming e web facts. Live che, tra parentesi, sono andate molto bene in termini di ascolto. Le varie community sono ripartite, soprattutto il laboratorio su Facebook che ha ricevuto tante interazioni. In questa puntata troverai alcune pillole sulle novità legate al digital, sulle pagine di Facebook, su come creare video lunghi su Instagram e una lunga chiacchierata con Massimo Grosso, che ostacoli si incontrano se si vuole aprire una web radio. Mamma mia quanta roba! Ora mi metto comoda, attivo le cuffie e mi ascolto questa bella puntata. Mosca! Tu non puoi passare! Fare o non fare, non c'è provare. Noi siamo i punti d'incontro, i fulcri, i nodi di una meravigliosa... Rotè! Rotè! We Are The Net. Siamo tutti connessi. Magazine audio di cultura digitale, web marketing, nerd e pop. A cura di Fabio Matis. Notizia di oggi, massimo ieri. Elon Musk è l'uomo più ricco del mondo. Supera anche Jeff Bezos, il capo di Amazon. Ma chi è Elon Musk? È quello che ha creato Tesla, è quello che ha creato SpaceX, che vuole andare nello spazio, fare viaggi nello spazio, è quello che ha chiamato suo figlio come un codice fiscale, ma è soprattutto un uomo che punta sull'innovazione. So che sta studiando anche alcune cose in campo medico, pensate, protesi e roba del genere. Ma è anche la persona, è probabilmente la persona che più tende a Star Trek, diciamo. Ma è anche la persona che vuole portare nello spazio e lo sta già facendo, un sacco di satelliti per aumentare la connettività. Ecco, non è tutto green quindi ciò che luccica. Perché? Perché portando questi satelliti nello spazio genera, a parte un sacco di campi elettromagnetici cui la Terra non ha bisogno, ma crea proprio spazzatura nello spazio, perché a un certo punto questi satelliti non serviranno più e chi pagherà per tirarli giù? Ma soprattutto gli astronomi si stanno lamentando per questa cosa, quindi cambiano, sono aumentati gli avvistamenti di UFO, che poi avvistamenti di UFO non sono, ma sono soltanto quelle strisce, quei puntini nel cielo, sono proprio siccome non può inviarli tutti insieme perché genererebbe troppo casino, li manda nel cielo e vengono poi un po' per volta e sono stati anche visibili da parte della Terra. Gli astronomi, noi astrologi, si stanno lamentando per questa cosa perché si crea spazzatura spaziale, quindi inquinamento anche lì. Quindi green da una parte, non green dall'altra. A cosa tendiamo? Come la pensate voi? Come We Are The Net, noi pensiamo sempre a un atteggiamento che salvaguardi il più possibile la Terra, che ci ospita, noi siamo ospiti qui, e quindi bene tutte le innovazioni green, ma che siano green realmente. Twitter cancella l'account di Trump che ora minaccia, apriremo un nostro social. Dal sito Mashable Italia. Alla fine Twitter ha deciso di chiudere definitivamente l'account di Donald Trump, e tanti saluti ai suoi 88,7 milioni di followers. La decisione, presa mentre in Italia era notte, è stata motivata dal rischio che inciti la violenza anche in vista dell'insediamento di Joe Biden alla Casa Bianca. Dopo il blocco, Trump ha twittato dall'account ufficiale POTUS. Ma anche qui lo staff di Twitter non ha impiegato molto tempo a cancellare i post, scatenando la rabbia di molti repubblicani e dello stesso Trump, che adesso valuta di aprire una sua piattaforma social.
Bentrovati a tutti quanti anche oggi. Allora, un po' di notizie, anzi, la notizia più succosa della giornata arriva dalla giornata, in realtà di un po' di giorni. Ne ho parlato l'altro giorno con il collega Alessandro Giusiano di Thumbs Up TV. Le cose nuove che arrivano da Facebook. Facebook annuncia la storica rimozione dei mi piace insieme ad altre cose che riguardano le pagine. Allora, avete presente il tastino quando mettete mi piace una pagina, che in automatico praticamente mettete il segui anche? A quanto pare i vecchi mi piace si trasformeranno tutti quanti, sia il segui che mi piace, in follower, un po' come succede su Instagram o Twitter, ok? Quindi mettiamo il segui, non ci sarà più il tasto mi piace che sparirà. C'è già adesso il segui, noi possiamo seguire una pagina, quindi ricevere degli aggiornamenti, oppure mettere solo mi piace e vediamo soltanto qualche cosa. Però effettivamente questa divisione non tutti l'hanno capita. Quello che si spera è che il numero dei, quando ci sarà questo travaso, il numero dei, insomma, dei, di chi ha messo mi piace i segui siano sempre gli stessi, perché altrimenti si perdono dei follower. Per la prima volta viene offerta alle pagine aziendali la possibilità di interagire come se fosse un profilo personale attraverso un newsfeed dedicato. Cosa significa questo? Che oltre a perdere il tasto mi piace ci sarà una bacheca dedicata alle pagine dove possiamo interagire direttamente con altre pagine, con i contenuti dei propri follower. Cioè noi come pagina possiamo potremmo, se è chiaro quello che è stato detto, quindi una pagina potrà interagire con i propri follower rispondendo sugli account dei follower, sui gruppi, che è già così adesso, e anche sulle altre pagine, dove praticamente è già anche così. In questo modo, veramente, secondo me sarà un grosso aiuto per il personal branding, perché il personal branding è, diciamo, l'utente che, come dire, interagisce direttamente con i propri follower, e quindi, che ne so, io potrei scrivere qualcosa e mi risponde la pagina, che ne so, della Ferrero piuttosto che dell'IKEA, piuttosto della Coca-Cola, potrebbero rispondere ai miei commenti e non solo le singole persone. Ci saranno altre piccole novità, cioè il passaggio da profilo a pagina molto più veloce per pagine e personaggi pubblici, delle sezioni a domande e risposte per interagire con i follower. Vediamo che queste cose sono già state provate, se qualcuno l'ha vista, nei gruppi. Nel gruppo si possono fare delle domande e viene classificata proprio come domanda, gli altri possono rispondere, e ci sarà una riorganizzazione dell'assegnazione dei ruoli nelle pagine. Quindi, boom, grandi novità, vediamo cosa cambierà. Sicuramente Facebook deve per forza rinnovarsi in qualche modo, perché soltanto il refresh, il rinfresco della pagina, diciamo della grafica, che non è neanche piaciuta a tutti, molti vorrebbero ritornare alla vecchia versione, anche perché ricordiamoci che Facebook è soprattutto un social per persone non giovanissime, quindi abituati a cambiare, eccetera, e quindi tutti questi cambiamenti rischiano un po' di disorientare le persone. Vedremo cosa succederà. Comunque, le due grosse novità sono l'eliminazione dei mi piace dalla pagina e la creazione di un feed, quindi una bacheca dedicata alle pagine, cioè potremo seguire come pagina anche altre persone e interagire con loro. Vedremo cosa succederà. Tutto questo credo che sia per umanizzare un po' le pagine dentro il social. Vedremo un po' cosa succede, sperando che Facebook non si trasformi in Instagram. Perché? Perché c'è già Instagram, cioè è inutile avere una copia di se stesso, che voglio dire che poi fa parte della stessa galassia. Qui è Fabio Mattis che vi ricorda
quasi tutti i giorni le novità del mondo digitale, e ricordiamoci che il digitale deve essere a servizio dell'uomo. Lo sai cos'è Veganuary? Veganuary è il più grande movimento vegano del mondo, che ispira le persone a provare un'alimentazione vegetale per il mese di gennaio e per tutto il resto dell'anno. We Are The Net approva questi movimenti e cerca di amplificarne la voce. Un modo in più per rispettare la terra. Di nuovo qua. Dunque, oggi un piccolo video per capire due trucchetti di Instagram. Quali sono questi trucchetti di Instagram? Sapete che Instagram permette di creare dei video massimo di 60 secondi, quindi di un minuto, anche se questa cosa ci sono dei rumors che probabilmente cambierà a breve, ma ad oggi 11 gennaio 2021 è così. Video massimo di 60 secondi, al massimo potete fare un carosello di video con 10 video, quindi arrivare a aumentare, però sono tutti video staccati, oppure fare, potete andare sull'IGTV, che è una piccola applicazione tra virgolette a parte, nel senso che potete utilizzarla tranquillamente dentro Instagram, e avete 15 minuti di tempo. Ma può capitarvi, come succede a me quando faccio le trasmissioni live, di dover caricare dei video molto più lunghi, e queste restrizioni mi stanno appunto un po' strette. Allora vi do due suggerimenti. Se avete bisogno di caricare un video lungo che va a finire sull'IGTV sotto i 60 minuti, se non ricordo male, sì, 60 minuti, potete andare a caricarlo via browser all'indirizzo che mi sono segnato qui, instagram.com/tv/upload, e lì i video possono durare fino anche a 60 minuti, oppure, e tra l'altro viene nella vostra griglia, vi danno la possibilità di vedere il primo minuto, quindi va a finire anche nelle ricerche, potete utilizzare hashtag, tutte le varie cose che utilizzate per spingere i vostri video. Oppure, altra soluzione, che è quella che uso di più io, fate un video in diretta utilizzando le storie. Una volta finita la storia vi chiede se volete trasformare in un video IGTV, e quindi quanto lungo vi pare, automaticamente sull'IGTV vi trovate il video lungo, logicamente registrato direttamente dal vostro smartphone. E quindi dipende se va bene o non va bene. Ad esempio, quando faccio live doppi, tripli, in quel caso lì non va bene, ma mi sto già studiando qualcosa. Quindi sì, c'è la possibilità di aggirare queste cose, anche se a quanto pare Instagram e anche Facebook stanno aumentando stanno pensando a qualcosa per i video lunghi. Staremo a vedere. Eccoci qua, è da stamattina che sono bombardato un po' da tutte le parti su questo Signal. Scarica Signal, ci sono diversi amici che mi hanno contattato. Ah, Signal è meglio, eccetera. Allora, dove nasce Signal o Signal? Non so come si pronuncia. Il video breve di questa di oggi tratta proprio di questo: WhatsApp, Telegram, Signal e altri. Devo dire che non ci sono tutte. Allora, Signal nasce come sono tutti programmi di messaggistica. Signal è prettamente stato sviluppato, mi sembra, anche da fuoriusciti di WhatsApp, che è stato acquistato da Facebook, perché per con maggior propensione alla privacy, eccetera. E WhatsApp, sappiamo tutti quanti che è un programma di messaggistica
di proprietà del gruppo di Zuckerberg, quindi di Facebook, e Telegram di Pavel Durov, è tecnicamente teoricamente indipendente, non è russo come si pensa, ma è inglese di origine, perché i server sono lì. E vi rimando ad altri video sulle varie differenze. Ma perché è nata tutta questa discussione intorno a Signa? Perché l'altro giorno è Elon Musk, e già due volte parla di Elon Musk, ha detto: scaricatevi Signal, pa, tutti quanti, no, per la privacy, eccetera. WhatsApp, che sta mandando anche delle notifiche per accettare la privacy, ma perché non cambia assolutamente niente. WhatsApp usa i dati che raccoglie sulla sua app per ovviamente profilare, eccetera, e vuole mettere in contatto con i dati di Facebook, che sono comunque suoi, cioè cosa che ha già sempre fatto, soltanto che in Europa abbiamo la GDPR e quindi deve metterlo nero su bianco, farlo accettare per fortuna dagli utenti, detto che ognuno usa quello che gli pare. Unica cosa, dico, facciamo attenzione a questi proclami buttati lì, perché non è che Signal sia la panacea di tutti i mali. Io, per esempio, per ora, tra le varie programmi di messaggistica, preferisco Telegram, perché mi permette anche di fare cloud, eccetera. Dove vanno a finire i miei dati? Ma secondo voi, io lo so, ma voi lo sapete, lo sanno quelli di Telegram. Non è che spostandosi di qua e di là, eccetera, si trova la soluzione giusta. È utilizzare l'equilibrio in questo caso. WhatsApp è una delle app strautilizzate, continuerà a essere strautilizzata. Devo fare promozione, devo parlare con i clienti, eccetera. Userò WhatsApp. Certo, poi non vado a buttarci tutti i fatti miei lì sopra, perché, come ho già detto altre volte, è come se facessimo il web in generale, l'online, è come se fossimo nudi in un bagno e con un sacco di un gabinetto con un sacco di persone che cercano di vedere i nostri genitali. Più o meno funziona così il web. Quindi dappertutto ci sono occhi e orecchie che ci possono ascoltare. Non pensiamo di aver trovato delle verginelle. Certo che alcuni funzionano in un modo, alcuni funzionano in un altro. Telegram a me piace molto, perché mi permette di avere gli stessi documenti che posso mandare anche a me stesso su diverse, sia su desktop che quindi su PC, tablet e smartphone, perché mi fa anche un po' da cloud. Stava a sandir che devo accettare che in realtà, per esempio, per essere proprio sicuro, teoricamente sempre, quindi non proprio, devo parlare di non essere intercettato, devo usare per esempio su Telegram le chat segrete, ok? Per la criptazione end-to-end, cioè la criptazione chi cerca di leggere in mezzo, che passa in mezzo, cerca di acchiappare il segnale, non lo trova. Questo è quanto, scaricatevi quello che vi pare, ma non pensiate che sia la panacea di tutti i mali. Siamo qua con l'ospite di questa fantastica puntata imperdibile di We Are The Net, che è di nuovo il DJ Max. Ciao Max. Ciao a tutti quelli che ci stanno ascoltando e a tutte quelle che ci stanno ascoltando, e ciao a Fabio ovviamente, perché non brivo di malizia. È lui che conduce, giustamente. Pensa, siamo messi veramente male. Dunque, allora, innanzitutto Max, perché con Max voglio fare una roba sul punto di vista, perché Max, chi lo segue anche su Facebook, a parte che ci conosciamo da una vita, da anni, ha sempre degli spunti molto interessanti. Poi Max è stato un DJ, chi se lo ricorda dall'ultima volta, avevamo parlato del suo libro, esatto, che si intitola
così. Che si intitola Come sono diventato DJ Max, quello della musica. Esatto, te l'ho chiesto non perché non me lo ricordavo, ma proprio perché non me lo ricordavo. Libro uscito a fine di novembre, diciamo il primo di cartaceo. Cartaceo, sì, è uscito ad agosto in versione ebook su Amazon e sempre su Amazon in versione cartacea il 30 novembre. Io ho scritto dicembre 2020 perché vabbè, l'ho considerato di dicembre. E vorrei aggiornarti sui dati di vendita, ma perché potrei averne accesso ovviamente, sì, in quanto produttore autopubblicante su Amazon Kindle Direct Publishing, ma non li ho ancora guardati perché voglio la sorpresa. Eh no, voglio avere la sorpresa. Potresti... quando faranno il resoconto. Dovrebbe essere il resoconto, dovrebbe essere tipo 30 giorni dopo il primo mese, quindi indicativamente un paio di mesi dopo. E quindi tra due settimane dovrebbe arrivarmi, insomma, il report non voluto, ma volendo potrei andarlo a vedere, avrei potuto consultarlo tutti i giorni il report, ma volevo la sorpresa, sperando che sia una bella sorpresa. Beh, certo. In realtà, non come ne avevamo parlato l'ultima volta, in realtà la vendita del libro era uno degli obiettivi, ma sicuramente non il principale. Però, insomma, sapere che può essere stato venduto e quindi letto da più persone, la cosa mi soddisfa, insomma. Tra l'altro non puoi litigare con l'editore in questo modo. No, direi di no. Se lo fai è un problema grosso. No, comunque... direi di no. Non mi ci metterei comunque contro Bezos, ecco. No, in realtà sei tu anche un po' editore di te stesso, cioè poi alla fine, perché in questo modo, perché cioè, non so se l'editore, cioè nel esempio, Bezos è quello che stampa poi alla fine, però loro ti possono anche dire no, non te lo stampiamo, o se stai nei loro parametri te lo accettano occhi chiusi, cioè c'è qualcuno che lo legge di Amazon. A livello puramente tecnico, una volta caricata la copertina nel formato da loro richiesto e il testo nel formato da loro richiesto, a livello tecnico non credo ci siano altri problemi. A livello di contenuti passa comunque un po' di tempo prima dell'approvazione. Okay. Per cui ora che ci sia qualcuno che si prenda la briga di leggerlo tutto, questo non te lo so dire, sinceramente. Però passa il tempo comunque. Magari un algoritmo, qualcosa che lo legge, diciamo... È possibile, che magari va un po' come succede sul web, che va a ricercare determinate parole chiave che eventualmente possono far scattare il campanellino d'allarme, allora poi in quel caso qualcuno se lo legge, ecco. Anche perché pensavo così. Mi viene in mente per le cose tipo quello che è successo questa settimana, no? Trump bannato dappertutto, non ha neanche più, non può vendere neanche la roba ai supporter su Shopify. E questa cosa fa ridere. Trump è bannato veramente. Ho detto, cioè, se Trump scrive un libro, quindi non glielo fanno neanche uscire, ma solo perché è Trump in questo momento. Certo, perché il pubblicante è Trump. Esatto. Comunque, a parte questo, oltre ad aver scritto un libro, Max ha anche un podcast, quindi il collega Max, come direbbero i carabinieri, è un podcast che è molto più di successo del mio e si chiama Discology, e che tratta la musica dance degli anni 90 e a quanto pare ti porta un sacco di soddisfazioni. Potete ascoltare tutte le sue puntate dal sito djmax.com oppure sulle varie piattaforme, tranne, se ho capito bene, Spotify, che c'è un... Con Spotify abbiamo avuto, ecco, lì c'è stato da litigare con un editore di canzoni che ha segnalato una canzone in una delle 89 puntate e per questo motivo Spotify mi ha bannato tutto il podcast, ma... Molto bene. È presente su djmax.com, come giustamente hai sottolineato tu, è presente su iTunes,
su Apple Podcast, è presente su Mixcloud e ho scoperto essere presente su diverse web directory di podcast sulle quali io giuro non l'ho inserito. No, anch'io, io sono, ho scoperto di essere in India tipo... E voglio sapere chi è l'indiano che mi sta ascoltando. No, in realtà nessuno, perché non, dalle statistiche non ho mai visto. Però ci sono tutte effettivamente queste directory, Podbean, compagnia, esatto, bella, che puppano dell'RSS. Ma va bene. Cioè, no, non va bene, va meglio. Viene distribuito in ogni luogo, per carità, ci mancherebbe. Ci mancherebbe. E poi Max, io mi ricordo qualche anno fa sono stato anche tuo ospite della trasmissione The True Max Show. E io mi chiedo, ma porco Giuda, ma quando è che ricomincia The True Max Show? Che mi piaceva un casino. C'è da fare una premessa. La premessa è che ho ricominciato a pensare al True Max Show quando, come potete leggere sul libro, ho deciso di smettere di fare il DJ a livello di serate. Insomma, mi sono liberato di una parte di impegni della mia vita professionale, che era quella che era diventata piuttosto importante a livello di tempo e di impegno e di testa e di cuore e di anima e di tutto quello che volete, che era appunto quella degli eventi live come DJ, quindi serate per feste di piazza, serate nei locali, feste private, matrimoni, eventi in genere, diciamo. Diciamo che ho appeso le cuffie al chiodo per quanto riguarda gli eventi live alla fine del 2019, quindi alla fine non dell'anno scorso, ma quello prima. Giusto in tempo, non ce la dici giusto. Esattamente. Guarda, mi hanno fatto notare molti che quando io ho deciso di non fare più serate come DJ, qualcuno ha deciso che nessuno doveva più fare serate come DJ. Torna a sta cazzo di console, tema. Muoviti! Non voglio ovviamente scherzare su un tema delicato, uno quello del Covid ovviamente, e due quello dei miei ex colleghi, per i quali vorrei veramente do un pensiero a loro, perché immagino tutti coloro che come me facevano i DJ, e soprattutto quelli che facevano solo e fanno solo i DJ, perché io oltre a fare il DJ, come Fabio ben sa perché è lì che ci siamo conosciuti, faccio anche l'informatico. Yes. E di conseguenza ho sempre avuto il piede in due scarpe e mi potevo giostrare lavorando un po' di più da una parte o un po' di più dall'altra, non dico a piacimento perché sembra che faccio quello che voglio nella vita e non è proprio tutto così, però insomma potevo giostrarmi. Però ho tantissimi conoscenti e colleghi, ex colleghi appunto, come DJ da serate, che di lavoro fanno i DJ da serate, punto, e loro sono fermi drammaticamente, aggiungerei, da febbraio del 2020. E la situazione per loro è veramente molto pesante, e oltretutto è pesante anche per il fatto che non sanno quando questa cosa avrà una fine, perché purtroppo al momento non è specificato da nessuna parte quando finalmente i posti dove loro possono lavorare riapriranno. Certo. Non si sa questo, e quindi diciamo che essendomi tolto questo essendomi liberato uno slot di tempo libero, come mi piace sottolineare a volte usando dei termini un po' particolari, ho pensato che, visto che, come giustamente Fabio ha detto, anni fa misi in piedi questo programma che andava in onda il mercoledì pomeriggio in diretta per due ore sulla radio, sulla web radio di Cuneo, che avevamo tentato di mettere su un paio d'anni, che poi purtroppo il progetto si è arenato. Salutiamo però, Renato. A cui tu hai fatto il DJ al matrimonio, tra l'altro. Sì, certo, ricordo benissimo il tuo, poi il tuo era stato un matrimonio lungo, perché se ben ricordi pranzo e cena, quindi una giornata... Non è ancora finito adesso, pensa che storia. Continua tuttora, tra l'altro. È un continuo. Comunque, essendomi liberato appunto da questo impegno, compreso quello dei matrimoni, ecco, ad esempio, parentesi, i matrimoni come il tuo ovviamente erano una soddisfazione esagerata, nel tuo caso anche in particolare perché siamo amici,
però erano anche un impegno esagerato, perché comunque a parte la giornata, poi bisognava comunque fare un minimo di briefing con se stessi per capire cosa si voleva proporre in una giornata intera come la tua, dove comunque la musica si è attaccata a mezzogiorno e si è spenta alle 4 del mattino, per cui voglio dire, stiamo parlando di 16 ore circa di musica, e quindi bisogna un attimino fare mente locale su cosa si vuole proporre e su cosa il futuro sposo, che ormai è sposo, che saresti tu, in questo caso, vuole anche come proposta, perché se ben ricordi, al tuo matrimonio, ad esempio, si era deciso di dare una certa ambientazione durante il pranzo e quindi ci voleva un certo tipo di musica. Sì, io avevo rotto i coglioni a tutti. Però. Ma no! con la guarda, era il matrimonio anni 50. No, ma sono stato veramente odiato e mi sono divertito un casino per sta cosa. No, io mi ricordo in particolare il tuo... diciamo che il tuo matrimonio mi dà lo spunto per far presente che quando uno fa il DJ a un matrimonio non finisce tutto, non si esaurisce tutto nelle 3 ore di musica dopo cena. Certo. Non funziona così. Ed è per questo che dico che essermi, tra virgolette, tolto il dente delle serate live, che tra l'altro non rinnego assolutamente, sono contentissimo di aver fatto il DJ per 24 anni e Dio... veramente lo Dio chi per esso ringrazio di avermi dato questa possibilità, perché ho fatto più di 1000 serate e mi sono divertito tantissimo in un modo veramente esagerato che ancora adesso quando ci penso a volte quasi che mi commuovo, veramente, non sto scherzando. Però essendomi tolto quel grosso impegno lì, mi si è aperta questa finestrella e ho detto: ma perché non rimetto in piedi la diretta del Trumax Show? Esatto. Che poi più un programma, se ben ricordi, appunto nel tuo caso ad esempio con ospite addirittura, che in quel caso eri tu, poi avevo avuto anche altre persone che erano venute a parlare della loro attività ed era un programma musicalmente indirizzato anche lì parzialmente nell'ambito dance anni 90, perché diciamo che la dance anni 90 è proprio la mia musica. Poi a me piace tutta la musica, mi piacciono anche Elio e le Storie Tese, mi piace anche Frankie Energy, Caparezza o Edoardo Bennato, però la dance anni 90 o anche Gali piuttosto che ne so, Salmo, per dire, cioè mi piace veramente un po' di tutto, i Doors, sono molto trasversale come gusti, però la dance anni 90 è quella che considero più mia, per cui... Discology è tutto dance anni 90, perché dovendo fare un podcast che poi rimane, come tu ben sai, che può essere ascoltato on demand anche in un futuro futuro, certo. In un futuro molto futuro, volevo che l'impronta fosse proprio netta a livello musicale, cioè questo podcast è dance anni 90. Ed è giusto, perché è una nicchia comunque. Esatto. Cioè, se non ben ti piace, definita. Esatto. Se non ti piace la dance anni 90... sta su The Dos, cioè puoi anche scollarti. Questo programma, se non ti piace la dance anni 90, parlo di Discology ovviamente, non ti può interessare. Cioè è inutile. Posso essere lo speaker più bravo del mondo e fare dei siparietti divertenti tra ognuna delle canzoni, ma questo programma non può piacerti se non ti piace quel sound. È la sua forza quello, perché essendo certo. Quello di nicchia, tu vai a colpire benevolmente ovviamente della gente che è interessata, e quindi gli altri che non sono interessati va bene lì stesso, cioè, nel senso, certo, ne stanno alla larga, perché semplicemente non è nel loro interesse, no, certo. Ascoltare quel tipo di podcast lì. È come un podcast di ricette: uno non sa cucinare nulla, non vuole imparare a cucinare nulla, perché dovrebbe ascoltare un podcast di ricette? Non ha senso. Esatto. Quelli che invece sono interessati, ovviamente, i novelli Masterchef si fionderanno sul podcast delle ricette per imparare dei segreti culinari di cucina, che è una ripetizione, peraltro, ma no, va bene lo stesso. Per quanto riguarda il Trumax culinaria, forse. Per quanto riguarda il Trumax Show, appunto, una parte a livello musicale, sto parlando, una parte ovviamente sarebbe dedicata agli anni 90, perché non può prescindere comunque questa cosa qui, e una parte invece la
mi piacerebbe dedicarla musicalmente alla dance, però fino ai giorni nostri, insomma. Stiamo sempre, sto sempre parlando di super hits, cioè di pezzi super mainstream, nazional popolari, o chiamali come vuoi, cioè non andrei a fare un genere dance di nicchia, sarebbe comunque dance, chiamiamola volgarmente commerciale, ecco. Quello che la commerciale più forte, come si dice. Esatto. Quello che a livello musicale, diciamo, la mia idea è questa. E poi in ogni puntata, come era già il True Max Show, i mashup, ovvero quei pezzi fatti da DJ produttori, dove praticamente ci sono 2/3/4 pezzi tutti insieme schiacciati in una canzone sola, tipo la base di un pezzo, la voce di un altro pezzo e alcuni elementi di un altro pezzo ancora vanno a comporre un'unica canzone. Questa canzone viene definita tecnicamente mashup, cioè un misto di tre pezzi, o 3, 4, 5, quello che vuoi. Maestri in questa arte, italiani peraltro, sono i DJs from Mars, che sono dei fenomeni assoluti, e anche Rudy J, devo dire, sempre italiano, molto molto bravi. Parliamo di quelli italiani. Comunque 3 o 4 mashup per puntata, la dance anni 90, la dance un po' più fresca, e insomma il sound più o meno indicativamente dovrebbe essere quello lì. Quello che sul quale sto imparando e sto studiando questi giorni, nei tempi morti, diciamo, quelli che riesco a ritagliarmi, e tutto il resto, cioè di cosa parlare tra una canzone e l'altra, quali eventualmente rubriche inserire, se fare degli ospiti, come tu ben ricordi, appunto, eri stato ospite nella vecchia versione, quella di CDD Radio. E questo è in corso d'opera, perché io praticamente in questo periodo qui sto studiando, nel senso che ascolto e guardo anche altri che fanno quello che poi più o meno vorrei fare io, così vado a pescare da buon DJ, vado a campionare le cose che fanno gli altri, sperando poi di ricontestualizzarle con il mio punto di vista e di metterle, fare un misto delle cose che mi piacciono, che ho ascoltato nei vari programmi, e fare questo misto e metterlo nel mio programma. Capito. E tecnicamente, allora, io tu pensi, adesso ovviamente facciamo finta di farti le domande, eccetera, ma ne parliamo da anni di ste cose. ma com'è che faresti? Sappiamo già benissimo, però è giusto, cioè, divulgare, secondo me, le cose. Allora, cercandole, anch'io, sai che a me sarebbe sempre piaciuto avere una mia web radio, una volta ce l'ho anche avuta, ma sì, penso che i tempi siano un po' cambiati, nel senso che per quanto, ad esempio, io ascolto web radio anche, non più tanto quelle amatoriali, ma con qualcosa in più di amatoriale, e alcune secondo me sono fatte molto bene, che ne so, ascolto Banda Larga piuttosto che Live Gate Radio, ce ne sono diverse che mi piacciono, un po' per la musica, un po' per il territorio, perché tipo Banda Larga è sulla zona di Torino, così Blackout e compagnia bella, che sono radio che mi piacciono. La questione sempre delle radio è che adesso in questo momento storico, anche con la Netflixizzazione dei contenuti, noi siamo abituati a vedere o ascoltare, usufruire delle cose nel momento in cui ci fa più piacere, nel senso che chi ascolta questo podcast se lo ascolterà chi a mezzogiorno, chi a l'una, chi alle 3 di notte perché non riesce a dormire, e quindi è appunto l'on demand. Proprio per quanto è la struttura della radio, invece, questa cosa non è possibile, anche se con una sezione a diretta, e lo sto vedendo facendo le dirette soprattutto sui social, perché le dirette sui social fatte in certi periodi, tipo, che ne so, quelle serali, se non notturne, ho visto che attirano comunque gente, per cui la magia della radio è ineluttabile che non può passare, cioè, nel senso, anzi, credo che proprio durante questa pandemia sia stato uno dei mezzi più ascoltati, credo anch'io, sì. Comunicativi. Il fatto che per mettere su una radio ci vuole un conto è fare un programma,
che può essere in diretta, non diretta, e tipo con strumenti come Spreaker, per esempio il podcast l'ho fatto tantissime volte in diretta, ed è una cosa. Quanto invece la radio, e poi come dire, capire quali sono le regole, perché di questo ne discutevamo anche l'altro giorno, per poter trasmettere legalmente, diciamo, perché poi come strumenti invece mi sembra abbastanza facile da trovare. Tu cosa ne pensi? Ma guarda, innanzitutto per quanto riguarda il discorso web radio è difficile, non difficile, è difficilissimo, perché chiaramente sto parlando di una web radio che abbia un senso, certo. Perché io quando finiremo questa chiacchierata potrei attaccare Edicast, certo, partire con Caster FM, avviare il server, mettere Spotify, fare play e avrei la mia, esatto, web radio. Tecnicamente non è per niente, o su Caster o mille altre cose, insomma. Sì, sì. Cosa ho detto io? Caster intendevo. Ah, okay. Caster è il programma che userei per andare in Caster. Sì, sì, esatto. Sì. E con Caster FM io praticamente tra 10 minuti sarei in onda con una web radio. Ovvio. Che trasmette le mie playlist di Spotify, certo, per esempio. E chiaramente, non, secondo il mio punto di vista, non ha senso, cioè nel senso che non ha senso fare una web radio buttata lì solo per dire io ho una web radio, certo, gestire tutto per fare una cosa che abbia un senso e che esca bene, come sono contento di fare pubblicità a Radio Dancefloor, che è una web radio anni 90 che trasmette il Discology, che è veramente fatta bene. Il flusso è da radio FM, cioè quando tu l'ascolti in realtà pensi di ascoltare una radio normale, una radio FM, certo, una radio classica FM. In realtà è solo web radio, ma ha un segnale veramente eccezionale, e faccio i miei complimenti a Marco Rossino di Radio Dancefloor, perché il segnale è eccezionale, i programmi, non lo dico perché c'è anche Discology, ma anche gli altri sono veramente di altissimo livello. Il suono è pulito, si sente bene, c'è il segnale orario, ci sono le news, è fatta bene, è una web radio fatta bene. Per avere una web radio fatta bene bisogna lavorarci tanto, e sicuramente non lo si fa da soli. E anche investirci, sicuro. Investirci tanto e sicuramente non lo si fa da soli, certo, a differenza, secondo me, come dicevi tu, del programma, perché è un programma, con il giusto tempo uno se lo può gestire anche, certo, in autonomia. La web radio, secondo me, da solo è impensabile. Io quando ce l'ho avuto era un impegno enorme, per poi fare magari una volta a settimana una diretta parlata. Cioè... Esatto. Ma il True Max Show andava in onda una volta a settimana, e ti assicuro che già solo quella volta a settimana mi portava via un sacco di tempo, perché certo, preparare 2 ore di diretta, ripeto, io non voglio dire che io la faccio bene e tutti gli altri la fanno male, io quando dico fatta bene mi sto anche spronando io a fare meglio, certo, cioè fatto bene non parlo di me, fatto bene parlo in generale, cioè secondo me le cose perlomeno fatte al livello tuo massimo di quel momento lì. Poi magari stai imparando e il programma oggi sarà fatto da 6 e mezzo, tra un anno sarà da 7, tra 2 anni sarà da 8, certo, bene, o magari sarà sempre da 6 e mezzo, perché il tuo massimo è 6 e mezzo, certo, e va bene, l'importante è che non sia da 4, certo, perché la diretta lo sappiamo tutti e due, forse di più tu di me, perché io Discology comunque lo post-produco, per cui è sostanzialmente registrato, anche se gli interventi sono tutti in diretta, però poi c'è una post-produzione che mi permette di giocarci un po' su. Okay. Tu che fai tante dirette lo sai meglio di me, che fai anche corsi, lo sai meglio di me, che in diretta è molto più difficile. Sì, per forza. Cioè io ad esempio una volta mettevo gli stacchetti, le cose eccetera, però questo vuol dire perdere delle volte il filo della, cioè adesso sto registrando, per assurdo metterò un sottofondo musicale, ma lo metterò nel momento in cui questo ad esempio con te ho deciso di post produrla, perché ci metto anche altri pezzi e finirà nella, diciamo, nella categoria magazine di We Are The Network, certo, non nella, certo, diretta. Se uno ascolta le dirette, per esempio, che ne so, per assurdo ho eliminato la sigla
perché tanto tutte le volte facevo partire la sigla, gli altri non l'ascoltavano, ci parlavano sopra, veniva un disastro, e tanto vale, ho detto che quelle sono le dirette e sono così, punto e basta. Quelle un po' più prodotte, certo è più difficile crearle, perché è già un bel lavoro crearle una volta a settimana, per esempio, perché comunque diventa certo un bel lavoro, anche solo per fare i collanti, perché io ad esempio prendo i video che faccio su YouTube, le pillole, eccetera, li monto e li monterò anche insieme a quello, al discorso che sto facendo con te, perché faccio la puntata un po' più lunga, perché è quella che sponsorizzo, quindi sì, nella puntata elite, diciamo. e ovviamente da ascoltare, da podcast è sicuramente migliore delle dirette. Detto certo. Ciò, dipende sempre qual è lo scopo. Se tu sei un DJ speaker, è logico che nella qualità trovi la differenza rispetto agli altri. Per esempio, il mio scopo invece è fare divulgazione e quindi punto soprattutto sul contenuto. Poi se il contenuto non è perfetto, diciamo, dal punto di vista tecnico, audio, eccetera, a me viene in mente le conferenze, uno dei più famosi podcast sono le conferenze di Alessandro Barbero, che è uno storico. Molte sì. volte sono registrate in luoghi che si sente malissimo, ma certo. non è importante quello, perché è importante quello che dice lui, cioè nel senso certo. Sì sì, dipende, chiaramente dipende dal tipo di podcast che uno vuole produrre, certo. Poi sulla seconda parte di quello che tra virgolette chiedevi, quello del quale parliamo da anni, questione annosa, esatto. che è quella della legalità, appunto, cioè del fatto di essere autorizzati a trasmettere qualsiasi tipo di musica, esatto. anche coperta da copyright. Come abbiamo detto tante volte, e come tra l'altro ho avuto una discussione, una bella chiacchierata online solo tramite Messenger, con uno degli altri speaker DJ di Radio Dancefloor, sempre. Grandi pubblicità per Radio Dancefloor. La web radio che ti riporta negli anni 90. Magari. Ho avuto una chiacchierata con lui e si parlava proprio di queste cose qui. E quello che è emerso con lui è quello che è già emerso più volte con te, ovvero... Quando mai ci sarà finalmente, per tutti coloro che intendono fare podcast musicali, una sorta di permesso unico, chiamiamolo, che costa un X euro all'anno, che però da quel momento lì in poi io poi il podcast lo metto dove voglio. Esatto, perché sarebbe veramente... E questa la, il pagando, nozzolo... Pagando, beh, ovviamente. Stiamo dicendo pagando, perché la cosa che non è chiara è che uno si metterebbe anche a posto, ma ci sono talmente tante postille, che ne so, l'altro giorno, per chi non lo sapesse, stavamo, ad esempio, che ne so, un podcast... che costa, mi sembra, parlarsi a pubblicare un podcast del genere senza avere introiti, e mi sembra avevi detto sui 400 euro all'anno, sì, una roba sì, del sì. genere amatoriale senza pubblicità, però avete pazienza. Poi allora lì possiamo discutere su tutto, perché tutto è pubblicità. Anche adesso io non sto chiedendo soldi o facendo pubblicità, a parte Radio Dance Floor ormai. Sì, chiediamo dei soldi a Marco Rossino, ovviamente. Però obiettivamente noi stiamo facendo soldi, ma certo, non lo conosco, ma adesso gli chiedo i soldi. Obiettivamente noi stiamo anche facendo pubblicità noi stessi. Allora qual è il confine della pubblicità? È difficile, certo. Perché allora uno se invece ci fosse un archivio nazionale a cui io posso attingere schiacciando play anche dal sito della SIAE, pago per fare, mi prendi anche 1000 euro l'anno, a me sta bene, certo. Cioè, però dall'altra parte posso fare un po' cosa mi pare, perché ma sì, poi sarebbe anche un ritorno per gli artisti, voglio dire, esatto. Poi ovviamente, appunto, volevo proprio parlare di questo. Per gli artisti e per chi li rappresenta diventerebbe un problema capire come suddividere questo compenso di 1000 euro annuale, buttiamola lì, per il podcast amatoriale che poi possa andare su tutte le piattaforme. Ma questo, se mi è permesso, non è più un problema nostro. Però... Nel senso, io ti do 1000 euro all'anno e tu mi lasci trasmettere quello che mi pare. Stiamo sempre parlando di podcast amatoriale, senza pubblicità e senza, appunto, che generi profitti. Sì, io non metterei proprio la cosa della pubblicità, perché è difficilissimo
discernere cosa è pubblicità, diciamo, cosa no. Il fatto della pubblicità, secondo me, è da equiparare al discorso del senza profitti. Cioè, sì, se non faccio pubblicità vuol dire che non ci guadagno nulla. Esatto. Detto papale papale. Comunque, ripeto, che non generi profitti con le puntate di un'ora, con il numero di canzoni che mi dici tu, 15, 20, quelle che sono per ogni ora, io ti do 1000 euro all'anno, io poi lo metto dove mi pare questo podcast, certo, o questa live. Certo. Cioè lo faccio su YouTube, lo faccio su Facebook, lo faccio su Instagram, su TikTok, TikTok è un'ora, lo faccio su Twitch, insomma la piattaforma non è più importante. Io certo. Ho un numerino che mi fornisce, non lo so, la CIA o chi per essi, con quel numerino lì è attestato che io per un anno, cioè licenza annuale, io ho la licenza di trasmettere musica coperta da copyright. Poi con i 1000 euro che ti do io, che ti dà Fabio, che ti dà Marco Rossino, che ti dà un altro, poi sei tu, SIAE o chi per te, a dover dire 3 euro li do a Jovanotti, 5 a Ligabue e 12 a Vasco. Certo, questo, secondo me, qui sarebbe proprio per distinguersi, verrebbero fuori un sacco di web radio o podcast amatoriali che passano musica abbastanza inedita. Cioè io non passerei, ad esempio tu mi dici io farei il Trumac Show, passerei tutta musica contemporanea, la più ascoltata, sì, eccetera, sì. E quello sarebbe il tuo progetto. Io ad esempio mi piacerebbe andare a cercare della musica diversa, che magari non si sente, certo, sempre, ma magari in mezzo, che ne so, ci passa il gioco a jouer, non lo so, poi sì, so. Sì, sì, sì. Cioè, nel senso... No, sai cos'è? Il discorso del... Allora, l'abbiamo fatto già anche altre volte, sia registrato che non registrato. Sì. Chiaro che se uno fa un podcast di contenuto, a livello di quello che dice, insomma, non è, questa cosa della musica non è essenziale. Nel senso, potrebbe sottolineare alcune cose. Cioè io mi sì, però diciamo che può essere trascurabile. Il discorso è che, volendo, sarebbe un di più, però può essere trascurabile. Il discorso è, come dici tu, se tu vuoi fare un podcast di musica inedita o comunque di chicche, secondo te, come posso volerlo fare io o chiunque lo possa voler fare. Però, ad esempio, tu fai il programma di musica inedita, metti un pezzo che in un certo punto della canzone ricorda tantissimo un pezzo dei Litfiba. Poi tu vuoi farlo sentire quel pezzo dei Litfiba per dire, certo, ragazzi, sentite come si assomigliano. Certo. Non puoi avere le mani legate. Magari quello che hai passato in realtà è Creative Commons, per cui potresti passarlo. Poi però vorresti far ascoltare quello dei Litfiba per completezza anche di informazione, ma perché è bello quando fai sentire un pezzo che magari è particolarmente simile a un altro, non per fare Striscia la Notizia, che faceva i plagi. Ma guardate, sentite qui! Esatto. No, però magari dici, nella parte finale mi ricorda il finale di questa canzone qua, dei Litfiba. Certo. Vuoi farne ascoltare 2 minuti per far capire agli ascoltatori di cosa si sta parlando e non puoi perché rischi il ban, eccetera, eccetera. Certo. O far ascoltare... Io ho trovato, ad esempio, su SoundCloud ho trovato tantissime versioni di canzoni, soprattutto elettroniche in realtà, certo, come dire, remixate, ma neanche remixate, sono proprio risuonate in modo, sì, diverso. Quello, ad esempio, si può? Non si può? Siamo sempre lì nel limbo. Sono riarrangiate in realtà. Sì, ma anche tipo, che ne so, sigle di telefilm famosi o cosa, eccetera, rifatte magari in chiave moderna o rifatte in solo acustica. Ho trovato che, tipo, per certe cose di cui parlo nel podcast ci starebbero solo bene. Non le metto mai perché dico, cioè, non voglio che poi beccarmi il ban. In realtà, certo, soprattutto su Spotify, perché su Spreaker, sì, ban, sì, sì, non se ne vedono. Ne so qualcosa di Spotify. Spotify, anche perché iTunes neanche ho sentito di cose bannate, eccetera. No. E un altro che banna parecchio è YouTube. YouTube, sì, YouTube tantissimo, e Facebook. Facebook banna... Facebook mi ha mandato la cosa. Avevo messo, tra l'altro, preso da una libreria digitale, forse di YouTube addirittura, di musica Creative Commons. C'era un pezzo classico, sì, che passava in sottofondo e mi è stato segnalato e ho ricevuto un ammonimento su Facebook perché ho fatto una live nel mio gruppo, neanche pubblica, e in sottofondo avevo messo quella roba. Diceva, vabbè, allora, ragazzi, no.
Così. No, il discorso, guarda, poi è una questione che non credo purtroppo abbia una risoluzione così semplice come quella della quale parlavamo prima, perlomeno non nel breve. Ed è veramente un peccato, perché secondo me limita tantissimo l'espressione artistica di tantissimi amatori, perché siamo amatori. Certo. Che tanto. Vorrebbe... Ma sì, amatori della musica anche, nel senso, è un peccato secondo me, perché poi voglio dire, il mio podcast, ovviamente parlo di me perché mi hanno bannato e so perché, il mio podcast su Spotify non generava introiti per me, non generava introiti per Spotify, no? Certo. Perché sì, il sì, podcast sì. È bilateralmente gratuito, certo, quindi non dà guadagni a nessuno. Il fatto che ci fosse il pezzo della tal band anni 90, su un pezzo che molto probabilmente, se uno non ascolta nel mio podcast, non ascolta più, perché... Tra l'altro gli hai fatto anche un favore, secondo me. Esatto, perché... poi bannare tutto il podcast, peraltro, cioè, perché poi io mi rendo conto che Spotify giustamente dice: io non voglio rogne, mi hanno segnalato una canzone del tuo podcast, per me il tuo podcast al bollino nero, ciao, saluti. Sei fuori. E lo capisco perché, voglio dire, stiamo parlando di Spotify, cioè. Però lo capisco perché loro sono Spotify, non lo capisco molto a livello logico, perché oltretutto nella mail viene richiesto di chiarire direttamente con l'etichetta discografica. Io ho scritto all'etichetta discografica, ma loro non mi hanno risposto. Io ho tolto immediatamente la puntata incriminata dal podcast, ma il podcast è stato bannato ugualmente. È un peccato, secondo me. Certo, no, ma... veramente. Io ho detto tante volte anche ad altri conoscenti, mi sta bene persino la SIAE ai matrimoni. Per quanto, secondo me, il prezzo sia esagerato, lo sì. Posso anche capire. Un forfè, se io per 3 ore, comunque come DJ, guadagno dei soldi facendo ballare alla gente un pezzo che hai scritto tu, è giusto che tu qualcosina lo guadagni. Mi sta bene. Sulle feste private io storco un po' il naso. Dico mi sta bene, ma mi turo un po' il naso dicendo mi sta bene. Però mi può anche stare bene. Però in questo caso invece stiamo veramente parlando di un guadagno zero per chi ha prodotto il podcast. Cioè io dal fatto che sto suonando, tra virgolette, un pezzo che tu hai scritto, suonato, prodotto, composto e cantato, io da questa cosa non ci sto guadagnando nulla. Cioè io ti sto facendo pubblicità gratis. E anche perché partendo dallo stesso principio io non potrei leggere un pezzo di un libro, una poesia. Esatto. Cioè, esatto. Cioè nel podcast in sostanza... Io ti sto veramente, nel podcast amatoriale, sì. Stiamo sempre parlando del mondo amatoriale, cioè no profit. Nel no profit io ti sto facendo pubblicità gratis. Sì, ma io, come ti dicevo... E tu mi fai bannare da Spotify. Nel senso, io non sarei neanche tanto nella differenza tra profit e no profit, perché obiettivamente è poi difficile categorizzare la che cosa è sponsorizzato. Cioè io faccio il mio podcast, ma obiettivamente il mio podcast è un grande spot alle cose che faccio, e devo dire che converto, cioè altrimenti non passerei così tante ore. Sì, mi piace molto fare il podcast, ma continuo a farlo tanto perché questa cosa mi porta visibilità, credibilità in quello che dico e che faccio, quindi divento quasi amico, no, delle persone, ed è una sponsorizzazione. Certo. Questo certo. Tu fai il Truman Show, potrebbe, che lo puoi fare anche in maniera amatoriale, ma immagino che se un giorno arriva Radio DJ e ti dice: cavolo, ho ascoltato il Truman Show, vieni a fare il, certo, il DJ, vieni a farlo da noi. Tu gli dici di no, perché non l'hai visto, l'hai sentito su una roba no profit. Non ci credo tanto. Detto ciò, cioè, poi se uno è bravo a guadagnarci oppure no, cioè, sono veramente tanti e diversi i modi. Io dico, fate una roba per cui puoi prendere queste canzoni da un bacino che mi dici tu, si paga tot, ci mancherebbe, ti segnalo anche le canzoni, certo, che utilizzo, così certo. Paghi gli artisti, paghi... Ma è questo il succo, certo. Però mi fai delle cose un po' certe. Adesso sicuramente se ti ascolta una della CIA ci dice sì, no, ma le cose sono certe, sono fatte così, cos'ha.
Più o meno, perché io ammetto di averci passato un po' di ore a cercare tra una cosa e l'altra, non è che si capiscano molto bene, ad esempio la questione degli accessi, cioè per già gli stessi provider di podcast non ti danno delle statistiche molto certe, allora tu come fai a sapere quanti download sono stati fatti, che ne so, dall'India? Cioè, certo, è difficile. No, che... comunque per spezzare un'arancia, la SEA è... Per la SIAE ovviamente c'è questa categorizzazione del podcast amatoriale e la cifra è super giù, quella che hai detto tu prima, e per la SIAE perlomeno con quella sei in regola, per carità. Il problema è che questa cosa non ti mette comunque al riparo di un sacco di altre cose spiacevoli. Esatto. Cioè, su Spotify non potrei andare, ad esempio. No, cioè non credo che c'entri nulla. Cioè se tu fai una diretta su YouTube e vieni bloccato dal software di YouTube, non è che c'è una casellina dove mettere il numero della licenza SIAE del tuo podcast o della tua diretta, almeno che io sappia. Esatto. Forse su Spreaker c'è una roba del genere. Ma su YouTube credo che su YouTube i colossi abbiano un canale per... come dire, fare in modo di far capire, guarda, sto trasmettendo io che pago i diritti in questo modo qua, quindi il mio canale lascialo perdere. Sì, perché io vedo che ci sono alcune web radio o certo. radiovisioni, no, no, come le chiamano adesso, che esatto, la musica passa tranquillamente. Certo. E poi c'è anche da dire un'altra cosa a riguardo a questa cosa qui, che chiaramente chi è ad alti livelli nessuno si sogna di segnalarlo, perché se David Guetta, non so se abbia un podcast e non so se ce l'abbia su Spotify, ma se David Guetta domani comincia a fare un podcast su Spotify, nessuno glielo butta via, cioè nessuno, scusami, glielo segnala, no. Perché se Guetta passa il tuo pezzo nel suo podcast su Spotify, tu hai svoltato. Certo. Perché se sicuramente lo sanno quelli che sono appassionati di musica dance e di DJ, tutti i DJ produttori del mondo di livello, diciamo, un po' più basso, fanno la gara a pubblicare gli screenshot del fatto che David Guetta ha passato nel suo show la canzone, del fatto che... ma gli stessi DJs from Mars, dei quali parlavo prima, che sono italiani, ma sono, vabbè, a livello mondiale, comunque stiamo parlando di fenomeni, quando hanno pubblicizzato che stava per uscire il loro nuovo singolo, nuovo disco, hanno pubblicizzato su Instagram con gli screen delle varie playlist dei vari DJ famosi che avevano inserito la loro canzone nella loro playlist. Se questi qui mettessero il podcast su Spotify, questi artisti qua, Hardwell, Afrojack, io sto parlando senza rete, magari ce l'hanno, podcast, magari li hanno già anche bannato, ma non ma non credo. Se questi nomoni qua mettono il podcast, nessuno si sogna di segnalare le canzoni, perché la casa editrice dice: ma che pubblicità che mi fa questo gratis, peraltro. Qualcuno però si sogna forse di segnalare i vari Albertino, Linus, Gio Squillo mentre fanno le dirette. Però il discorso è che ok, loro ti fanno tanta pubblicità e quindi non li segnali e mi sta bene. Io anche ti faccio pubblicità, te ne faccio poca, per carità, però perché mi devi segnalare? Io te ne faccio meno rispetto a loro pubblicità, ma ti faccio pur sempre pubblicità. Cioè, tra quelli che ascoltano Discology ci sarà quello appassionato, ce ne sarà più di uno secondo me, appassionati di musica in vinile, che magari quando sentono un disco che io ho passato del 91 nel mio programma dicono: ah, oh, questo qui mi piace da impazzire, vanno a cercarselo nelle piattaforme dove vendono ancora i vinili, oppure anche in digitale, e se lo comprano. Certo. Per cui io ti sto regalando, o si fanno l'abbonamento a Spotify, l'abbonamento, visto che ad esempio io ho l'abbonamento legale a Spotify, certo, mi ascolto tutta la musica da lì, cioè, poi Su questo aspetto qua è un ginepraio, perché non se ne esce, perché il diritto d'autore è un disastro, la comunità europea non ha ancora chiarito. Però insomma, questa famosa licenza unica che per poter trasmettere ovunque, non sarebbe male se un giorno ci si arrivasse, dai, speriamo.
Bon, direi che abbiamo già parlato 45 minuti. Di nuovo, dovevamo far di meno questa volta. Avevo detto 20 minuti, ma no, è sempre interessante quando diciamo queste cose qua. Cioè, quando parli con Max è sempre interessante perché è appassionante. Non so, lui è appassionato. Ma mi fa piacere. Rende, io mi ero preparato delle altre cose e quelle a questo punto le spostiamo ma nella sì, prossima. Sì, perché ormai sappi che sei appunto ospite fisso, come diceva sempre una famosa trasmissione, ospite fisso assente. Ospite fisso assente oggi. Per... quanto era bello cordialmente su Radio DJ. È una meraviglia. So che dovevano farlo una stagione, ma poi non l'hanno fatto. Per chi non lo sapesse, era la trasmissione di Elio le storie tese con Linus. Su Radio DJ, però doveva partire una trasmissione che credo esistesse da tipo 20 anni, una roba del genere. Sì, su YouTube ci sono tutte le puntate, è bellissimo. Pensa. Ad esempio quella roba lì perché può stare su YouTube, cioè meno male che c'è, certo. Però c'è, hanno le canzoni tagliate ma tutti gli interventi sono lì, ogni tanto credo che gli stessi Elio ricondividano un po' di cose vecchie. Ma io credo che determinate realtà, in realtà molte realtà, come può essere il network nazionale piuttosto che il personaggio di risonanza nazionale, no, cioè non voglio dire che non paghi nulla per poter avere il permesso di fare tutto, non certo, lo so, certo. Semplicemente non lo so. Io stavo parlando, cioè il discorso che abbiamo fatto prima, secondo me, al di là degli esempi che posso aver fatto, io stavo parlando di amatori. Cioè certo. Gente no profit, gente che fa il podcast e su quel podcast non ci guadagna niente. Certo, certo. Quello di cui abbiamo parlato prima io lo riferivo a quel mondo lì, che poi è il nostro mondo, no Fabio? Sì, io rimango sempre con quel tarlo di capire cosa è pubblicità e cosa no. Del discorso della pubblicità. Perché è veramente il discorso, che ne so, se io ad esempio faccio passare questo podcast e qualcuno lo vuole embedare sul suo sito, va benissimo, però lì magari ha un banner pubblicitario e allora io potrei dire no, non puoi perché non è a fine. Sì. Non me lo sogno neanche di fare una roba del genere. Piuttosto intricata come situazione. Sì, entra nella filosofia, ma va bene, io ti ringrazio. Allora abbiamo già anche la puntata pronta per la prossima. Sì, guarda, io ho il board aperto qua sullo schermo dall'inizio della puntata e non ho detto nulla di quello. Dobbiamo parlare di tutta. Sopra. Quindi lo teniamo lì, non lo cestino e lo teniamo per la prossima puntata. Molto bene. Grazie, Max. Grazie a te. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao. Ben trovati a tutti quanti. Come vedete dal titolo qua sotto, I Am Greta, una forza della natura, è un documentario che è uscito su Amazon Prime Video, ovviamente su Greta Thunberg, o Thunberg, come ho sentito che si dovrebbe pronunciare. Allora, chi mi segue sa che io sono comunque assolutamente affascinato da quello che è riuscita a creare. Devo dire che questo è un documentario che consiglio a tutti, soprattutto agli haters di Greta Thunberg, e se siete haters di Greta Thunberg e di tutto quello che rappresenta, scrivetemi qua sotto, insultatemi, che perché così chi non conosce Friday for Future riceve un sacco di visibilità. Non me ne frega che insultate me, obiettivamente dell'opinione di chi è contro non me ne frega assolutamente niente, perché sono straconvinto che il messaggio che porta avanti sia più che giusto. Ma questo documentario va veramente a colpire il segno, perché a parte la videocamera che la segue dai primi momenti fino a quando diventa un fenomeno mediatico, ma soprattutto in questo momento che si parla pochissimo di ambiente, e io penso che invece sia il momento in cui se ne debba parlare di più, perché a parte tutto il resto è quello il vero problema, cioè tutto il resto è risolvibile, quello è il vero problema, e anzi
secondo alcune teorie, proprio anche la pandemia deriva da uno sfruttamento della natura. E quindi torniamo di nuovo all'ecologia. Le migrazioni portano all'ecologia, hanno una radice nell'ecologia. Insomma, guardatevi questo documentario. Stride un po' il fatto che il documentario sia su Amazon Prime Video, proprio per quello che rappresenta, ma chi se ne frega di questa cosa. Vi consiglio, sono anche andato a cercarmi il sito di Fridays for Future, che si chiama, quello italiano, Friday, scritto Friday for Future Italia.it, e guardatelo, perché è veramente una Greta, è veramente una forza nella natura, ed è collegato alle cose che diciamo noi, perché lei ha una vision, ha una visione pazzesca, cioè quello è l'obiettivo, lo punta in una maniera, con una forza mostruosa, bella. Ciao a tutti. Puoi seguire il podcast dal sito wearethenet.it oppure sulle piattaforme Spreaker, Spotify, iTunes, YouTube, TuneIn. Altrimenti cercaci su Telegram, Facebook o Instagram.